È con grande piacere che Wineblog, in occasione di Vinitaly 2010, presenta un nuovo partner, l'azienda Vigneti Le Monde, che ha sede a Prata di Pordenone, nell'omonima località Le Monde. E adesso sono in compagnia di Sara Stamile, responsabile marketing e comunicazione. Innanzitutto, chi è Le Monde? Perché in realtà è un nome storico che ha recentemente visto un passaggio di proprietà. Vigneti Le Monde è un'azienda storica del territorio, presente fin dal 1970. Da maggio del 2008 è stata acquisita da una nuova proprietà, la famiglia McCann, da sempre appassionata dell'agricoltura e soprattutto del mondo del vino, che ha visto in questa acquisizione la possibilità di sviluppare e di realizzare un sogno, di avere un'azienda vinicola e di poterla seguire con la cura e la passione che ha sempre contraddistinto questa famiglia. Diciamo che abbiamo intrapreso un percorso molto intenso e molto particolare, perché abbiamo iniziato un attimo a rivisitare tutte le vigne, abbiamo iniziato una razionalizzazione dei vigneti, abbiamo iniziato il progetto di costruzione della nuova cantina. Ecco, quale sarà la filosofia con cui vi approcciate a questo percorso? In altre parole, dacci un'anticipazione di quello che sarà il racconto che poi farete su Wineblog di voi stessi. Ma quello che noi ci stiamo proponendo di fare è di fare del vino, farlo bene, farlo rispettando i tempi del vino, della natura. Vi siete affidati ad un nome importante dell'enologia? Ci siamo affidati per questo progetto a Franco Bernabei, che ha creduto, direi, fin da subito a questo progetto e ha deciso di sposarlo. Per cui è iniziata questa collaborazione che ci vede quotidianamente affiancati nelle scelte, nelle valutazioni, proprio nel modus operandi, per riuscire poi a portare a termine questo progetto nel migliore dei modi, con cura e con l'attenzione dovuta. Grande attenzione, mi accennavi prima fuori intervista, al territorio e quindi a ricollegarsi col territorio. Per noi è l'obiettivo primario, crediamo molto nella valorizzazione del terroir, del territorio, e crediamo che sia doveroso fare pochi vini, farli bene e soprattutto valorizzare il territorio in cui noi ci troviamo, che è appunto Le Monde. Il nostro sogno è quello di riuscire a essere poi identificati come l'azienda che è nel cru di Le Monde, quindi non nelle Friuli Grave, ma nel cru delle Monde, andare a creare proprio un'identità dei nostri prodotti. Vi siete praticamente appena affacciati al mercato quest'anno, state già ricevendo qualche feedback? Assolutamente sì, e questo ci fa molto piacere, perché ci dà quotidianamente conferma che la direzione verso cui stiamo andando è la direzione corretta. Come ti ho sempre detto, vogliamo farne pochi vini ma farli bene, dare degli standard qualitativi che si rinnovino annualmente, perché è fondamentale che i nostri clienti annualmente ritrovino nei loro calici la qualità che noi stiamo cercando di comunicare in ogni aspetto delle nostre bottiglie. Inoltre, io vi ho visitati in azienda, come inviteremo i lettori di Wineblog a fare, e ho visto che c'è in corso un grosso investimento anche in termini proprio della struttura della cantina. Assolutamente sì, stiamo costruendo la nuova sede proprio per essere operativi al 100%, per poi poter creare dei punti di accoglienza anche ai clienti, ai curiosi, a chi semplicemente si affaccia per la prima volta al mondo del vino. Credo che la cosa fondamentale sia non tanto leggere, non tanto studiare, ma toccare con mano la realtà dell'azienda vinicola. Wineblog è all'azienda agricola Le Monde, un'azienda già storica, però con una proprietà recente, un cambio di proprietà recente, che ha portato linfa nuova e nuovi obiettivi da raggiungere. Sarà Stamile, spero di non aver sbagliato l'accento, Stamile, ho sbagliato puntualmente. Ci dirà le dimensioni dell'azienda, la produzione e gli obiettivi e i concetti che supportano questo nuovo corso dell'azienda. Vigneti Le Monde è un'azienda, come diceva Paolo, storica. Le nostre dimensioni attuali sono di 25 ettari di superficie vitata e nel futuro contiamo di acquisirne altri 7. La filosofia dell'azienda è molto semplice: fare qualità e valorizzare il territorio, che credo sia un binomio imprescindibile per chi si affaccia come noi da poco nel mondo del vino, ma ben chiaro a quello che sarà l'obiettivo futuro da raggiungere. I nostri vigneti, l'età media sono di 35 anni, abbiamo delle basse rese per ettaro, quindi una scelta proprio voluta dalla proprietà, sempre per portare avanti la continuità del discorso di qualità. Facciamo una vendemmia completamente manuale, che chiaramente richiede del tempo, però fare vino bene secondo me vuol dire saper valorizzare e rispettare i tempi della natura.
sempre ricordandosi che ogni annata è diversa dalla precedente e la successiva sarà ancora diversa. Però applicando dei metodi rigorosi, di solito si ottiene un buon prodotto anche nelle annate non proprio eccellentissime. C'è nel vostro futuro più spazio alle autoctoni, un po'? Nel nostro futuro credo che decisamente ci sarà lo spazio degli autoctoni. Io credo che siano i dettagli che facciano la differenza e bisogna fare bene con quello che nel territorio cresce meglio. Pochi, curati, seguiti e fatti bene e soprattutto però che diano un riscontro qualitativo costante nel tempo. Il primo anno non è un problema, il secondo nemmeno. Fare vino bene vuol dire ogni anno riuscire a fare quel mezzo gradino in più che va a riconfermare quello che stiamo facendo in questo momento. Beh, complimenti, idee chiare Sara. Ho visto invece un restyling delle etichette molto sobrie, pulite, bei colori, più moderne delle precedenti senza essere una vera e propria spallata, un cambiamento totale. Complimenti. Cambierete tutta la gamma delle etichette? È già stata cambiata tutta, nel senso che come ti dicevo i dettagli secondo noi fanno la differenza. Crediamo molto che la semplicità sia la cosa più bella, la pulizia, la linearità, l'immediatezza. Non c'è bisogno di indicare chissà quante cose su un'etichetta. Azienda, territorio, vino sono gli unici tre strumenti che poi l'utilizzatore finale di cui ha bisogno per poter andare alla ricerca di un vino. Mi metti in bocca una battuta fin troppo facile, cioè tutto deve essere perfetto, anche il vino, no? Il vino, il vestito, la presentazione, il vetro. Sembra scontata, però in realtà non lo è. La qualità che c'è all'interno di una bottiglia deve poi trovare una sua veste anche all'esterno. Anche l'occhio vuole la sua parte. E con pochi accorgimenti secondo me si riescono ad avere dei buoni risultati. Una bottiglia più slanciata, un vetro più scuro, una capsula ricercata, un equilibrio generale tra quello che si vede e tra quello che si degusta. Sì, di solito avvicinare la qualità del vino, i concetti del produttore all'abito è un po' fare bingo, no? Ed essere coerenti e sinceri nei confronti del consumatore che vede la bottiglia, cioè non compra solo un oggetto riempito di vino, ma l'immagine preavvisa già la qualità. È come in una degustazione di un vino, l'analisi che fai a livello visivo olfattivo poi deve trovare dei riscontri a livello gustativo. La stessa cosa vale per noi, quello che si vede fuori deve rispecchiare quello che poi è il contenuto. Ecco, visto che hai tirato in ballo il degustativo, andiamo proprio ad assaggiare due vini, un Friulano 2009 se non sbaglio e un Refosco dal peduncolo rosso, lo stesso anno? 2009 ugualmente. E questo lo faccio io, dai. Beh, il bel colore classico del Friulano, non un colore forte, il colore proprio del Friulano ex Tokai tradizionale. Bel profumo di mela, di pera, quasi di gelatina di pera, un descrittore suo, una freschezza al naso. I Tokai a volte in passato avevano dei profumi un po' grevi, un po' contaminati da qualche riduzione, questo invece è cristallino, molto pulito. In bocca è coerente, di nuovo la pera, soprattutto la pera, accompagnata da fiori di campo quasi secchi, bella morbidezza, nonostante una morbidezza accentuata. Anche se sembra paradossale, c'è un'acidità e una persistenza molto lunga, pur non essendo vegetale, bel risultato. Refosco invece dal un colore proprio vivo, quasi selvaggio, proprio tipico di questo varietale. Frutti rossi, prugna, frutti rossi in generale, non stramaturi come deve essere, quindi non un vino seduto, ma un bel profumo di naso vivo. Anche qui una grande pulizia sia al naso che in bocca. Morbidezza, vino morbido, una bella personalità, ripete ugualmente coerentemente i profumi del naso, anche in bocca i sapori quindi.
e chiude con una nota semi amandorlata, molto piacevole. E anche lui è persistente, belle versioni, complimenti. Grazie.